Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi siamo qui a Firenze, siamo presso Mondo Rose e Fiori. Siamo in compagnia di Cecilia Lucchesi, esperta, espertissima in tutto ciò che riguarda le erbacee perenni, ma oggi ci parlerà del giardino sostenibile, delle piante che sì, si utilizzano. Un piccolo esempio sintetico, diciamo. Il giardino sostenibile prevede la presenza di piante resistenti all'acqua, di piante che non hanno bisogno di grandi manutenzioni da parte dell'uomo, di piante sane e di piante che aiutano le piante, quindi che sono socievoli. Social. Che oggi fa tanto figo questo nome. Piante social, quindi presentacele un po'. Allora, io qui vi ho portato delle liliacee sotto forma della tulbachia, è questo qua, o un vero e proprio allium, questo è l'allium senescens, una pianta molto carina anche dal punto di vista ornamentale. E da utilizzare in primo bordo di un'aiola. Queste piante, come molte liliacee, hanno la caratteristica di emettere un odore, diciamo, c'è chi lo ritiene un puzzo, che allontana effettivamente gli insetti fastidiosi, allontana i pidocchi. Ah, e quindi molto spesso è un antiafido naturale e veramente efficace. Noi che produciamo tante rose e generalmente, diciamo, sono piuttosto attaccate dagli afidi, suggeriamo anche di piantare ogni tanto nel roseto qualche allium ramoso, senescens, una tulbachia. La tulbachia per esempio emette un odore veramente molto molto fastidioso, molto molto forte. Allo stesso tempo la tulbachia, come altri allium, attrae molto gli impollinatori, quindi è una pianta utile anche da questo punto di vista. Gli impollinatori sono insetti molto utili nel giardino perché lo rendono vivo, vivace e facilitano l'impollinazione e l'autoimpollinazione delle specie presenti nel giardino, quindi veramente sono presenze fondamentali. Vi raccomando anche proprio di piantare piante che abbiano questo scopo di attrarre gli impollinatori. Questo invece? Questa qui è una bellissima Merocallis, pianta molto molto facile, è una pianta erbacea, va a riposo d'inverno e riparte a primavera, sempre più bella, perché è una pianta per i giardini sostenibili, perché non ci si fa niente, fa tutto da sola, è una pianta assolutamente autonoma e regala una lunghissima fioritura in giardino nei periodi di grande caldo. Sostenibile anche perché non si ammala, quindi è una pianta che proprio non ha particolari problemi di patologie e rende il giardino molto vivace e attraente anche per gli animali utili del giardino. E poi c'è la rosa canina, giusto? E questa abbiamo una rosa canina proveniente dal Giappone, questa è la Cicularis nipponiensis, è diciamo l'equivalente della nostra canina del Giappone. E perché le specie botaniche da bacca sono fondamentali nel giardino sostenibile? Uno, perché la bacca è alimento per gli uccellini e quindi si crea appunto una biodiversità non solo vegetale ma anche animale. Non togliete le bacche perché sono belle dal punto di vista ornamentale e utili per gli uccellini che le mangiucchiano e poi le digeriscono intorno, aiutando il seme normalmente molto duro e legnoso a spegnersi attraverso il processo digestivo dell'uccellino. E sono piante utili e sostenibili anche per un altro motivo: non si ammalano, quindi sono praticamente esenti da malattie, e dalle bacche si possono fare meravigliose e saporitissime marmellate. Ne abbiamo dette di cose. Vedo un'ultima qui davanti, c'è questa bassa gialla. Questo qui è un elicriso, è un elicriso tappezzante, è una pianta che attrae tantissimo gli impollinatori anche lei, quindi una pianta utile per questo discorso che si diceva. La si mette davanti alle altre. Essendo una tappezzante, in genere sta in prima bordo di un'aiola, ma molto molto bene si adatta anche ai rocciosi, quindi a situazioni generalmente molto difficili da allestire col verde, e loro si adattano molto bene. Bisogna partire da piante piccole per innestarle dentro le rocce e fanno tutto da sé anche loro, non fanno niente, sono molto aromatiche e profumate, si usano anche per profumare gli armadi ed è un antitarma. Benissimo, allora
penso che abbiate capito che siamo entrati in un mondo, quindi abbiamo iniziato questa bella playlist e faremo altri video con Cecilia Lucchesi, perché oltre che essere competente avete visto anche voi che è molto molto appassionata di questo. Si capisce che è una cosa che respira e riesce a trasferirlo. Alessandro, Cecilia Lucchesi, il giardino sostenibile qui alle nostre spalle sul carretto, vi salutano, vi invitano a mettere un bel pollice in su e condividere i nostri video. Ciao, alla prossima!